Ciao ragazzi, qui Simone, qui Stefano di Photoshop Facile. Nel video di oggi vedremo come realizzare incredibili Instagram Stories in Photoshop CC. Nello specifico vedremo sia come realizzare storie statiche, sia come realizzare storie animate. Ok, lo ammetto, queste sono le mie preferite. Instagram, Instagram, Instagram. Tutti sono fissati con Instagram, ma davvero pochissime persone sanno come realizzare dei contenuti con le contropalle. Contropalle? Ok, a parte gli scherzi, questo tutorial si dividerà in due parti. Nella prima parte vedremo come creare delle Instagram Stories statiche, quindi una sequenza di storie da inserire poi nelle nostre storie. Che gioco di parole. Mentre nella seconda parte di questo tutorial ti mostreremo come creare delle Instagram Stories animate. Sì, si tratta di video ottimizzati per le stories, ma li faremo con Photoshop. Di la verità, ti abbiamo un po' incuriosito. Ok, ma non è finita qui, no? Infatti con questo video io e Simone abbiamo deciso di farvi un grandissimo regalo. Vogliamo darti la possibilità di scaricare 12 incredibili template per Instagram Stories. Naturalmente puoi scaricare questi template in modo totalmente gratuito. Ti basterà cliccare il link in descrizione, scaricare i template e semplicemente modificarli in Photoshop. Nella seconda parte del tutorial ti faremo vedere come si fa. Ah, e piccola parentesi, chi è all'interno del corso Photoshop Facile potrà scaricare invece la nostra intera libreria di Instagram Stories template. Ce ne sono davvero una valanga e sono divisi tutte in categorie. Per chi invece non conosce il corso Photoshop Facile, sappi che si tratta di un corso in cui io e Simone abbiamo compresso tutta la nostra esperienza sul campo. Quindi, se hai intenzione di fare sul serio, imparare ad usare Photoshop e portare le tue immagini ad un livello successivo, tutto quello che devi fare è iscriverti qui in basso nella nostra lista di attesa. Infatti devi sapere che le iscrizioni per il corso al momento sono chiuse. Apriamo le iscrizioni pochissime volte l'anno. Ma chi si iscrive alla lista di attesa potrà sapere sia quando riapriremo le vendite, sia il prezzo, sia tutti i dettagli del corso. In più, se ti iscrivi adesso alla lista di attesa, riceverai anche un fantastico regalino. Ok, chiudiamo questa parentesi gigante e che dire? Vediamo subito come creare Instagram Stories super accattivanti in Photoshop CC. Mano sul mouse e apriamo Photoshop. Ed eccoci qui, siamo all'interno di Adobe Photoshop CC 2018. In questa prima parte di tutorial vogliamo illustrarti il nostro personalissimo metodo per creare incredibili Instagram Stories nel modo più veloce possibile. Iniziamo subito, ci rechiamo su File e facciamo clic su Nuovo. Qui appunto possiamo impostare la dimensione del nostro documento e la prima cosa che devi sapere è che la dimensione ottimale di un Instagram Stories è pari a 1080 di larghezza per 1920 di altezza. In pratica è un Full HD al contrario. Risoluzione 72 va più che bene, metodo colore RGB 8 bit. Infine signori, come ultimo step è molto importante attivare la spunta tavole da disegno. Si tratta di una funzione che non tutti conoscono, ma che allo stesso tempo ci semplificherà la vita. Ecco, non vogliamo dilungarci troppo, dopo ti spieghiamo come funziona, per il momento diamo su Crea. E a questo punto, prima di andare a creare la nostra Instagram Stories, vogliamo spiegarti che cos'è una tavola da disegno. Per fartela semplice, immagina una tavola da disegno come una cartella. Quindi qui abbiamo la nostra cartella, l'apriamo, e all'interno di questa possiamo aggiungere livelli, forme, immagini, livelli di riempimento, eccetera eccetera. L'unica differenza è che questa appunto non è una cartella, bensì è un intero documento. Ecco, tra poco ti sarà tutto molto più chiaro, ma al momento limitiamoci a creare la nostra prima Instagram Stories. Innanzitutto importiamo la nostra immagine, ci dirigiamo su File, Inserisci incorporato. Eccola qui, paesaggio.jpg, facciamo clic su Inserisci. Ridimensioniamo la nostra immagine, per ridimensionare senza alterare le proporzioni tieni premuto maiuscolo, mentre tenendo premuto maiuscolo più Option o maiuscolo più Alt possiamo ridimensionare partendo dal centro. Quindi ci dirigiamo su una maniglia diagonale, aumentiamo la dimensione e cerchiamo di riempire tutto il nostro documento. Spostiamo l'immagine, ecco, puoi far visualizzare quello che vuoi, e diamo OK. Command più per fare un po' di zoom o Control più. Bene, a questo punto dobbiamo avere ben chiaro che cosa vogliamo comunicare. Ecco, nel nostro caso facciamo finta che abbiamo creato un nuovo video e vogliamo farlo visualizzare ai nostri follower. Prendiamo lo strumento di testo, facciamo clic all'interno della composizione e scriviamo qualcosa, nel nostro caso nuovo video. Quindi scrivo nuovo video, nuovo sopra e giù scriviamo video. Quindi premiamo invio, video. Ok, ridimensioniamo questo testo, è troppo piccolo, quindi Command più T o Control più T se utilizzi Windows, stessa tecnica di prima, teniamo premuto maiuscolo e ridimensioniamo. Lo spostiamo al centro della composizione e diamo su OK. Bene, così non si legge praticamente nulla. Cambiamo il colore del nostro testo, quindi doppio clic sulla miniatura del testo, selezioniamo il colore che ci piace, nel nostro caso un bianco va più che bene. Ora, visto che la scritta non è proprio al centro della composizione, il nostro consiglio è quello di premere Command A o Control A se utilizzi Windows, quindi effettuare la selezione di tutto il nostro documento, prendiamo lo strumento sposta e facciamo clic su Allinea centri verticali e Allinea centri orizzontali. Premiamo Command più D o Control più D se utilizzi Windows per deselezionare.
E signori, ecco qui il nostro testo al centro della composizione. Ora rendiamo un po' più dinamica questa scritta. Per esempio, possiamo cambiare il colore di nuovo. Quindi selezioniamo nuovo. Prendiamo un colore nero. Sì, vabbè, non si legge niente. Non preoccuparti. Ecco Stefano, in realtà questo non è proprio un nero, bensì è un grigio scuro. Devi fare sempre il solito pignolo. E a questo punto, beh, nuovo non si legge proprio. Bella idea del cavolo, Simone. Sì, Stefano, ma non è finita qui. Voglio utilizzare lo strumento rettangolo e fare un rettangolo bianco. In questo modo andremo a rendere più visibile la scritta nuovo. Quindi, creo il mio rettangolo. Mentre creiamo il nostro rettangolo, possiamo tenere premuto la barra spaziatrice per spostare tutto il nostro rettangolo, vedi? Quindi in tempo reale possiamo capire dove posizionare la nostra forma. Qui direi che possa andare bene, rilasciamo. Cambiamo il colore, quindi da grigio passiamo a un bianco. E cosa molto importante, spostiamo il nostro rettangolo al di sotto del nostro livello di testo. In questo modo. Ecco, volendo possiamo ridimensionarlo ancora di più. Quindi possiamo premere Command più T o Control più T se utilizzi Windows. Farlo un po' più sottile, infatti era troppo grosso, Stefano. Spostiamo un pochino il nostro rettangolo, lo posizioniamo al centro, e voilà! Andiamo su Applica. Ecco, volendo possiamo rimpicciolire il tutto. Ci basterà selezionare il livello rettangolo, teniamo premuto il tasto Command oppure Control se utilizzi Windows, facciamo clic sul livello di testo, Command più T o Control più T, ridimensioniamo. Così direi che mi piace. Arrivati a questo punto vogliamo aggiungere delle frecce che puntano verso l'alto per incentivare l'utente a fare sweep up. Infatti è proprio quello il nostro obiettivo. Ragazzi, ovviamente siate creativi. Nel nostro caso prendiamo lo strumento rettangolo, creiamo la nostra forma e, piccolo tips, teniamo premuto il tasto maiuscolo per creare un quadrato preciso. Quindi aumentiamo la dimensione, così direi che possa andare bene, rilasciamo. Sì, ok, ma il nostro obiettivo è quello di creare una freccia. Quindi premiamo Command T o Control T se utilizzi Windows e ruotiamo il nostro quadrato. Senza perdere tempo indichiamo a Photoshop che vogliamo ruotare il nostro quadrato di 45 gradi. Diamo ok, facciamo clic su applica, sì, spostiamo il nostro quadrato, facciamo finta di creare una freccia, quindi in questo modo. Beh, così è un po' bruttina. Volendo possiamo modificare l'opacità del nostro livello rettangolo e portare l'opacità a un 30%. Sì Stefano, ma questa freccia è brutta anche adesso. Ecco perché andremo a duplicare la nostra forma, quindi premiamo Command più J o Control più J se utilizzi Windows, per creare dei fantastici effetti con l'opacità. Quindi spostiamo questa forma un po' più in basso, facciamolo ancora un'altra volta, duplichiamo il nostro quadrato, spostiamo più in basso, e voilà! Ecco, nella nostra area di lavoro c'è davvero una grande confusione, quindi prendiamo tutti e tre i livelli rettangolo che abbiamo creato, li selezioniamo tenendo premuto il tasto Command oppure Control se utilizzi Windows, e li inseriamo all'interno di un gruppo. Rinominiamo il gruppo, lo chiamiamo frecce. Già che ci siamo, rinominiamo anche la nostra tavola da disegno, quindi la chiamiamo Storia 1. E all'interno della nostra tavola da disegno Storia 1 sono presenti tutti questi elementi. Ora, che cosa dobbiamo fare? Il nostro obiettivo è quello di creare tre stories, quindi tre stories che scorrono e che raccontano qualcosa. Quindi quello che faremo adesso sarà semplicemente duplicare la nostra tavola da disegno. Quindi selezioniamo lo strumento tavola da disegno, che è un sottostrumento dello strumento sposta, e qui abbiamo la possibilità di duplicare la nostra tavola di disegno attuale in alto, a destra, in basso o a sinistra. E possiamo farlo pigiando su uno di questi simpatici più. Un altro modo per duplicare la nostra tavola da disegno consiste nel fare Command più J o Control più J se utilizzi Windows. Storia 1, che la porto qui in alto, e Storia 2, che andremo appunto a rinominare. Realizzare la nostra seconda storia sarà molto più facile, infatti abbiamo conservato tutti gli elementi. Tutto quello che dobbiamo fare è semplicemente modificare. Per prima cosa modifichiamo il testo, facciamo doppio clic sul livello di testo un nuovo video, e qui, non so, scriviamo guarda adesso. Facciamo qualche lieve modifica, per esempio possiamo modificare il colore e ridimensionare. Infine possiamo creare la nostra terza storia, quindi duplichiamo la storia 2, Command più J o Control più J se utilizzi Windows, spostiamo la storia 3 al di sotto di tutte le altre storie, appunto rinominiamola, storia 3. Provvediamo a modificare anche la storia 3, quindi l'apriamo. Io direi di eliminare questo rettangolo, di rendere il testo tutto quanto bianco. E Stefano, che cosa ci scriviamo? Non so, possiamo scrivere scorri in alto per portare gli utenti a compiere una determinata azione. Ridimensioniamo un pochino, facciamo tutto un po' più piccolo. Per abbellire un pochino prendiamo lo strumento rettangolo, riempimento, lo nascondiamo e aggiungiamo solo la traccia. Quindi una traccia bianca, mettiamo il colore bianco, creiamo il nostro quadrato, o il nostro rettangolo a seconda della scritta. Così direi che possa andare bene. Qui in alto possiamo modificare la traccia, quindi lo spessore, e passiamo da 5 a 32. E signori, ecco qui le nostre tre stories. Naturalmente vanno pubblicate in modo sequenziale, quindi prima la storia 1, poi la storia 2, poi la storia 3. Ora, come facciamo a salvare tutte e tre le storie nel modo più veloce possibile?
Quello che dobbiamo fare è selezionarle tutte, quindi teniamo premuto CTRL oppure COMMAND e le selezioniamo tutte quante, tasto destro, e facciamo clic su esporta come. Eccole qui, storia 1, storia 2, storia 3. In alto a destra possiamo selezionare il formato in cui salvare la nostra storia, noi consigliamo di salvare in JPEG. Infine troviamo spazio colore, nel nostro caso stavamo lavorando già in sRGB, quindi è inutile convertire la nostra immagine in sRGB. Se stavi lavorando con un profilo diverso, allora ti consigliamo di attivare la spunta Converti in sRGB. Se non sai che cos'è un profilo colore, non preoccuparti, all'interno del corso Photoshop Facile abbiamo dedicato un'intera lezione proprio su questo argomento. Se vuoi avere maggiori informazioni sul corso e iscriverti alla lista di attesa, trovi il link giù in basso in descrizione. Bene, facciamo clic su esporta tutto, questo è tutto. Signori, come ciliegina sulla torta, io e Simone vogliamo regalarvi 7 template animati e 7 template statici per creare incredibili Instagram Stories. Per scaricare questi template, tutto quello che devi fare è cliccare sul link che trovi giù in descrizione. Inoltre vogliamo ricordare che chi ha acquistato il corso Photoshop Facile all'interno della pagina risorse può trovare un'intera libreria di template animati da scaricare in modo totalmente gratuito. Stiamo parlando di oltre 80 template divisi per categorie, quindi veramente tanta roba. Una volta aver scaricato i materiali vi ritroverete davanti a queste cartelle. Quindi all'interno della cartella 1 troverete tutti i template da modificare in Photoshop, trovate le anteprime video di ogni singolo template e prima di andare a modificare questi template una cosa molto importante da fare consiste nell'installare i font che utilizziamo. Quindi ci rechiamo sulla cartella scarica font aprimi e come può notare all'interno di questo file di testo trovate tutti i link per scaricare i font che noi utilizziamo. Lato Cinzel Quentin. Quindi tutto quello che dovete fare è copiare l'indirizzo di ogni singolo font, incollarlo sulla vostra barra di ricerca e installare il font. Fatto ciò, andiamo ad aprire un template, quindi non so, apro il template 3, ti faccio vedere come si modifica. Usa profilo incorporato, diamo ok. Ecco, qui abbiamo la nostra timeline, se non la visualizzi basta andare su finestra timeline ed ecco come appare il nostro lavoro. Ora, in questo momento non sono caricate immagini. Per modificare le immagini di questo template basterà aprire il gruppo immagini. Come puoi notare qui trovate 5 immagini da sostituire e per modificare le immagini basterà fare clic sulla miniatura del livello. Quindi per esempio immagine 1 faccio doppio clic sulla miniatura del livello, usa profilo incorporato, diamo ok e all'interno di questa area andrò a inserire la mia immagine. Quindi nel mio caso importo questa immagine, vado ad aumentare la dimensione dell'immagine, quindi cerco di riempire tutto lo spazio. Pigiamo Command più S o Control più S se utilizzi Windows, quindi salviamo la nostra immagine, chiudiamo. E come puoi notare, in Back e non si dica, siamo già andati a sostituire la prima immagine. Ecco, questo lavoro va fatto per tutte e 5 le immagini. E la stessa cosa la possiamo fare con il testo. In questo momento trovate scritto Sunday Morning Mood. Per modificare il testo facciamo la stessa identica cosa. Apriamo il gruppo testo e basterà fare doppio clic sulla miniatura del livello di testo. Quindi per Sunday facciamo doppio clic, scrivo ciao. Morning faccio doppio clic e scrivo iscriviti. Mood faccio doppio clic e scrivo subito. E voilà! Ragazzi, badate bene, infatti ogni singolo video template che vi abbiamo regalato dura ben 15 secondi. Quindi il tempo massimo consentito per una storia di Instagram. Sì, è tutto calcolato. Una volta aver sostituito tutte le immagini e modificato il testo, per esportare il nostro lavoro è molto semplice. Quindi basterà andare su File, Esport, Rendering Video, formato H264, alta qualità, dimensioni, impostiamo 1080x1920, 30 fotogrammi al secondo, qui possiamo decidere il nome e dove salvare il nostro lavoro e facciamo semplicemente clic sul rendering. Ok ragazzi, il video di oggi finisce qui, speriamo che ti sia piaciuto e se sì ti prego lascia un mi piace qui sotto. Ti ricordo di scaricare i materiali e tutti i template giù in basso in descrizione. Per oggi è tutto, qui Stefano e Simone. Ci vediamo alla prossima con un nuovo video tutorial. Ciao ragazzi! Ciao ragazzi!